Il referendum in Congo approva il progetto di riforma costituzionale che permetterà al presidente Denis Sassou Nguesso di candidarsi per un terzo mandato alla guida del paese. Il sì ha ottenuto una netta vittoria con il 92,96% secondo il Ministero dell'Interno. L'affluenza sabato è stata del 72,44%. L'opposizione grida alla frode parlando di un'affluenza scarsa ai seggi, non superiore al 10%. Nei giorni scorsi i partiti di minoranza avevano chiesto di boicottare il voto, definendolo un colpo di Stato costituzionale. Le elezioni presidenziali sono previste nel 2016. Classe 1943, Nguesso è da 31 anni al potere.